Benvenuti a Focus, ospitiamo il sindaco di Teano Nicola Di Benedetto e il sindaco di Vairano Bartolomeo Cantelmo. Parliamo di storico incontro, in chiave futura, per capire se è possibile superare i campanilismi, se è possibile in futuro puntare ad una celebrazione unitaria. Sindaco Di Benedetto. Diciamo che è nelle cose, perché quando noi parliamo di unità parliamo innanzitutto di un tentativo, comunque è sempre di parlare, di condividere, se no poi non avremo la possibilità di avere la dignità di rappresentare quello che noi vorremmo, no? Quando parliamo di unità d'Italia stiamo parlando anche della necessità di tentare tutto ciò che si può per cercare di unire piuttosto che dividere. Ma io penso che un primo passaggio in passato già è stato fatto: la Regione Campania, con una legge, la 19 del 2010, ha riconosciuto ad entrambi i territori questo valore e con questa norma approvata dal Consiglio regionale ha inteso promuovere tutte quelle che sono le iniziative che riguardano entrambi i territori, quindi diciamo un tracciato sul quale noi possiamo muoverci, possiamo praticamente operare, immagino con grande difficoltà, immagino con tantissime polemiche, però c'è assolutamente, c'è una massima rispetto del sindaco di Vairano, che è una bravissima persona, una persona estremamente disponibile al dialogo, quindi questo, il rapporto tra le persone, potrebbe aiutare. Naturalmente in quella direzione, secondo me, come territorio ci dobbiamo muovere, perché sarebbe un po' strano immaginare che in quello che è stato il territorio dell'unità ci siamo capaci di dividerci. Sindaco Cantelmo. Intanto ringrazio il giornale, c'è l'opportunità di parlare di un problema molto sentito dalla parte nostra. Perché? Perché in effetti la nostra area, parlo di Vairano, Teano e parlo di aree più in generale, è stata sede di un accadimento molto molto importante, con letture diverse nel mondo di oggi, negli storici di oggi, ma comunque è stato un avvenimento il 26 ottobre 1860 che ha segnato un passaggio fondamentale nella storia d'Italia, probabilmente finora poco valorizzato. Abbiamo altre date più valorizzate in Italia e rispettate. Questa data, che significa sicuramente unificazione dell'Italia, tant'è che nel 1861 nacque poi l'Italia quasi come si concepisce oggi modernamente, però c'è questo dato che effettivamente questa data ancora non ha valore abbastanza. Qualcuno dice che proprio alla base di questa scarsa valorizzazione c'è questa, chiamiamola diatriba, anche se il termine forse è improprio, che è nato nel tempo per localizzare bene la sede dove avvenne la stretta di mano classica, e questo ha alimentato una diatriba probabilmente da superare, non probabilmente, sicuramente da superare. Quindi ben venga questa occasione stasera per creare le basi con un comitato a farsi ristretto, che sicuramente, come diceva l'amico Nicola, con cui abbiamo già provato a interloquire in questo senso l'anno scorso, a vedere come superare negli interessi della valorizzazione della data e dell'area, perché un discorso di area non si può più ragionare per Vairano Teano. Se una cosa viene riconosciuta come la legge già nel 2010 già ci riconobbe, dobbiamo essere bravi noi adesso a creare un meccanismo per cui possono venire qua persone importanti come a Mignano, il sagrario è stato, c'è una dignità, c'è una dignità alla stessa legge, c'è una dignità superiore alla nostra, perché probabilmente siamo noi amministratori, diciamo noi o noi comitati del posto che non riusciamo ad armarci bene. Quindi assolutamente sono d'accordo a intraprendere l'iniziativa, mettersi a un tavolino, ragionare, litigare, scontrarsi con persone che però siano costruttive, penso si può arrivare a un'ipotesi di questo tipo. Quindi ci saranno azioni diciamo di giunta, di consiglio comunale in tal senso già nei prossimi mesi? Già da questa sera, se Nicola è d'accordo, potremmo concordare un piano d'azione praticamente per fare in modo che costruttivamente fare un comitato congiunto, una delibera congiunta, programmarla insieme, per fare in modo che già l'anno prossimo si possa divenire per esempio ad una manifestazione unica che ben strutturata possa fare in modo che si superi quelle difficoltà che capisco noi, altri sindaci a volte hanno, persone anche importanti, cioè persone di un certo peso, hanno difficoltà a fare questa scelta. Quindi dobbiamo essere bravi noi,
questa amministrazione, la missione di Diano, la persona di Nicola e mia, a creare le possibilità per l'anno prossimo per fare una grande festa insieme, in modo che tutti non devono essere in imbarazzo a venire a Vairano Teano. Penso che sia non solo auspicabile, ma secondo me dovuto per, diciamo, per rispetto alla storia che noi, le nostre comunità rappresentano, anche perché i valori che in quella data o diciamo da una certa data in poi noi comunque rappresentiamo sono valori di livello assoluto. Abbiamo valori come la democrazia, la libertà, la patria, il concetto di patria, che poi hanno trovato in quella data una santificazione, una, diciamo, una rappresentazione, no? Però intorno a questi valori, secondo me, noi dobbiamo cercare di trovare un momento di sintesi e intorno a questi valori possiamo cercare di ragionare, cercando poi, avendo anche la, secondo me, l'intelligenza, di incominciare a mettere un po' da parte quello che può essere il fatto fisico in sé per sé, ma ragionare, e quindi i festeggiamenti, tutto ciò che si deve fare, incentrarli su questi che sono valori che oggi sono anche, tra parentesi, anche in forte discussione, cioè in comunità allargate, che oggi dovrebbero essere allargate, l'Europa, il mondo, questi sono valori che sembravano tramontati e sono tornati in stretta attualità, quindi questo ci darebbe anche a noi la possibilità di cogliere l'attualità di questi valori che il Risorgimento ci ha trasmessi, che poi si sono concretizzati in quella data, e diventare un punto di riferimento anche culturale in cui si discute, si incomincia a discutere in maniera critica di quello che è stato, di quello che sono stati i fenomeni che poi ne sono conseguiti, se effettivamente quell'unità geografica che in quella data si raggiunge, oggi l'abbiamo raggiunta anche da un punto di vista economico, l'abbiamo raggiunto da un punto di vista ideale, l'abbiamo raggiunto da un punto di vista dei popoli, quindi allargare lo sguardo. L'opportunità che hanno questi due territori è quella di diventare il baricentro di una discussione che oggi non è più localistica, se si basa su questi valori, ma è una discussione quantomeno di livello nazionale. Certo. Sindaco. Quindi oltre il campanile per puntare a manifestazioni di carattere nazionale, è troppo ambizioso? No, se ci mettiamo insieme riusciamo a trovare una soluzione a questa problematica, con la speranza anche, devo aggiungere io, almeno per Vairano, che abbiamo, Teano già ha dei musei, cioè dei siti veramente di interesse archeologico più notevoli, quindi a valorizzare. Vairano, l'idea del museo risorgimentale per il Mezzogiorno d'Italia, io la vorrei perseguire, può essere quella un'occasione, concordando con gli amici di Teano, per valorizzare l'area con un museo a Vairano che è programmato e speriamo di fare, perché un riferimento dobbiamo averlo a Vairano, e insieme poi coordinarci per fare in modo che diventi veramente l'area Vairano-Teano, con tutti i comuni vicinori, la sede della unificazione d'Italia, e quindi programmare una grande manifestazione proprio in quest'area. Figurati, queste sono tutte cose che sono assolutamente, diciamo, normali, razionali, e se noi abbiamo l'ambizione, no? Abbiamo detto spesso con Bartolomeo di fare rete sul territorio, perché i problemi ce ne sono tantissimi e da soli oramai contiamo veramente molto poco. E il momento opportuno con cui la lealtà della rete si testa è questo, cioè di mettersi intorno ad un tavolo, pianificare. Ripeto, abbiamo fatto un ragionamento sì di carattere ideale, no? Parlando di valori, ma poi dietro c'è anche un altro aspetto, che è quello dello sviluppo del territorio. Naturalmente iniziative singole che si combattono l'un con l'altra non fanno altro che dividere ulteriormente il territorio, non fanno altro che far perdere occasioni che si potrebbero invece cogliere. Quindi uno sviluppo organico di quello che poi la legge stessa della Regione Campania ci invita a fare, di quelle che non sono solo le iniziative, ma quelle che possono essere interventi infrastrutturali, interventi che mirano praticamente ad arricchire il patrimonio museale, possono riguardare entrambe le comunità. L'importante è non sovrapporsi, l'importante è non fare in modo che uno tolga all'altro la sedia nel momento in cui si sta sedendo. Queste sono le idee per il futuro. La realtà invece dice che fra pochi giorni entrambi i comuni festeggeranno in maniera separata. Qual è il suo programma? Il nostro programma è un programma che quest'anno tende a recuperare molto di più il rapporto con quelle che sono le future generazioni. Puntiamo molto sui giovani e sui ragazzi, quindi c'è un forte coinvolgimento
delle rappresentanze studentesche. Quest'anno speriamo che il solito discorso che le autorità fanno sia sostituito invece dall'espressione di ciò che pensano i ragazzi, anche perché vedo, tutta la nostra iniziativa è volta a riscoprire, o meglio a cercare di portare all'attenzione, come dicevamo prima, gli ideali sorgimentali che oggi sono ancora fortemente in discussione, quindi sentire cosa ne pensano i ragazzi del concetto di democrazia, di quello di libertà, di patria, di unità, è una cosa estremamente interessante. In tutto questo poi c'è naturalmente altre attività che sono un po' più ordinarie e sono rappresentate nelle attività che la collega Tizzano ha strutturato, però diciamo l'anima delle attività è quello del coinvolgimento specie delle giovani generazioni. Farà sintesi lo spirito della nostra iniziativa. Come gli altri anni anche lo stesso, soprattutto considerando che a Verame abbiamo un'offerta didattica scolastica notevole, coinvolgere le scuole, perché il messaggio deve essere lanciato soprattutto per le future generazioni. L'unità d'Italia non è un concetto solo per ricordare l'evento, deve essere lanciato un messaggio di unità d'Italia, deve nascere da queste zone e quindi l'Italia unita, a mio giudizio, poi è discutibile questo, a mio giudizio è un elemento fondamentale, l'Italia è unita, resterà unita, come dice la nostra Costituzione, quindi devo lanciare questo messaggio ai giovani. Per cui il nostro programma è basato soprattutto su tre attività legate ai giovani. Domani venerdì abbiamo la stracittadina, in effetti gran parte delle scuole parteciperanno a questa passeggiata ecologica col tricolore che passerà nell'interno della nostra Verano Scalo, toccando i punti salienti della nostra cittadina, partendo e arrivando al cippo commemorativo. Dopodomani abbiamo l'incontro con Sergio Rizzo e Grillo, che diciamo dove sarà possibile avere una lettura a 360 gradi dell'incontro, non legato, non stereotipato, proprio per poter dire che oggi c'è una visione moderna di quella data, quindi dare pure spazio a queste voci che stanno nascendo sempre più forti, di dare a quel significato un po' diverso, forse meno entusiastico, potrei dire così, anche se sono discutibili, però vogliamo dare spazio anche a queste voci che i giovani ci hanno chiesto, e quindi avremo un dibattito allargato anche presente ai giovani per poter insieme affrontare e leggere meglio questa data nella sua importanza e nella sua valore storico. Sarà sabato mattina con Sergio Rizzo che lui manderà la mattinata con delle proiezioni molto importanti che ci riporteranno un po' 150 anni per vedere qual era l'Italia di quel momento. Lunedì abbiamo la classica rappresentazione, che come sempre, per cui deporremo al cippo la coreografia, deporre la corona e cerchiamo di celebrare, come storicamente si fa, la data. Mi dico che tra parentesi voi questi giorni c'è stato anche qualche cosa che riguarda il fenomeno del brigantaggio qui a Verano, no? Vi dico che noi l'anno scorso avevamo sfruttato questa tematica proprio per cominciare a guardare in maniera critica quello che poi è accaduto. C'è stato già l'anno scorso un primo, diciamo, scambio abbastanza interessante di opinioni tra due cultori della materia che diciamo si confrontavano su tesi storiografiche sostanzialmente distinte. Quest'anno si continua su questo perché ci sarà una manifestazione dedicata proprio al brigantaggio con la Compagnia dei Liberi, che rappresenteranno teatralmente quegli avvenimenti. Questo vedo che entrambi ci stiamo muovendo anche uscendo un po' fuori dagli schemi, cioè incominciando a parlare in maniera adulta a chi ci circonda, no? Cercando di cominciare a guardare, cioè rompere un po' il velo del misticismo e incominciare a vedere i problemi veri che tutto da quel momento in poi si sono originati e che forse alcuni di quelli li abbiamo ancora oggi in eredità. Grazie per essere stati con noi. Grazie.